Ultimi chilometri di gara, ultime pedalate verso il traguardo, posto a Locara di San Bonifacio, dove ci siamo portati in questo momento per assistere alla conclusione di questa terza cross country, versione gran fondo di San Valentino. Arrivano gli ospiti, intanto arriva Michele Casagrande, il primo degli ospiti e quello che ci ha messo di meno a percorrere la gara odierna, anche se fuori competizione, mentre, eccolo qui, Michele, mentre assistiamo allora invece alla conclusione della gara per chi gareggia anche per la classifica finale del Blue Bike Super Challenge 2010, sprinta a tutta Massimiliano Miglioranzi, primo dei senior, dietro di lui è arrivato il cadetto Fabio Capuzzo, ma per terzo, solo nelle riprese, ma come vi dicevo con il miglior tempo in gara, il veterano Gianfranco Mariuzzo dell'Eurovelo. Ci ha messo 1:38:18, vedete la maschera di Massimiliano Miglioranzi, per lui 1:39:25, soli 2 secondi di differenza per Fabio Capuzzo dell'ADV Coratec, 1:39:27, vi ricordo 42 chilometri di questa gara locarese. Mentre questo è Nicolas Pettina, anche lui piuttosto stanchino dopo questa gara che forse è stata più una sgambata particolare sulle parti meccaniche delle biciclette, per vedere quanto fango hanno raccolto le biciclette degli atleti in gara. Conclude anche Andrea Pendini, secondo alle spalle di Mariuzzo tra i veterani, staccato di più di 5 minuti. Bello sprint finale per Roberto Viviani, Racing Rosola, che precede Fabrizio Stefani, Veloclub Baone nella categoria dei gentlemen. E mentre arriva Anna Ferrari, sempre ospite, fuori classifica finale, vi segnalo che tra gli junior la vittoria è andata a Manuel Piva della Stones Bike, sempre vi ricordo sul percorso dei 42 chilometri tra le donne, vittoria di Ileana Bogoni, Ellas Monteforte. E anche se per la classifica del Blue Bike Super Challenge contava per le donne la gara corta, quella sui 21 chilometri, che è stata vinta da Monica Squarcina nella categoria donne fascia B, e mentre nella categoria donne fascia A da Raffaella Saravo della società ciclistica Barbieri. Il podio dei migliori tre con Gianfranco Mariuzzo davanti a Massimiliano Miglioranzi, a Fabio Capuzzo per i migliori tempi ottenuti in gara, anche se appartengono a 3 categorie diverse d'età. Per la gara femminile ecco Monica Squarcina dell'Este Bike Zordan sul gradino più alto delle donne fascia B. Cambiamo categoria, sempre donne, fascia A, prima Raffaella Saravo Barbieri, seconda Valentina Donati Bike, terza Isabella Milani Bike Team. Debuttanti, vittoria di Alessandro Rubin davanti a Nicolò Galetto e a Federico Bertocchi. Siamo sempre ovviamente sulla breve distanza. Mentre i cadetti, ha vinto Fabio Capuzzo, che ha preceduto Stefano Dal Grande ed Emanuele Boschetto. Manuel Piva, vincitore tra gli junior davanti a Dennis Dolci e a Simone Scandola. Questo invece è il podio dei senior, con Massimiliano Miglioranzi davanti a Emiliano Ballardini e a Mosè Savegnago. Gianfranco Mariuzzo, primo tra i veterani, davanti ad Andrea Pendini e a Claudio Carpone. Eccoci ai gentlemen, con la vittoria di Roberto Viviani davanti a Fabrizio Stefani e a Massimo Baldo. Poi procediamo con le fasce di età. Super gentleman di fascia A, Mariano Zoccante, ha vinto davanti a Giovanni Colagiacomi e a Adriano Dalio. E con il primo tra i super B, Graziano Mosca, è tutto per questa prima tappa del Blue Bike Super Challenge da Locara di San Bonifacio. Tutti in sella domenica 28 marzo a Tregnago, Verona per la Gran Fondo Tre Valli, oppure a Cavriana, Mantova per il Cross Country Mangia e Bevi, oppure ancora a San Gemini in provincia di Terni per la Gran Fondo dell'Antica Carsule. Per questa puntata di MTB Gran Fondo è tutto, un saluto da Guido Barbato, appuntamento alla prossima settimana!
Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.